Salve a tutti, oggi parleremo del risotto alla marinara e adesso andremo a elencare gli ingredienti. Adesso andremo a elencare gli ingredienti per fare il risotto alla marinara. Riso, pomodoro pelato, aglio, polvere di pomodoro secco, acciughe, prezzemolo, ragusano, acqua, olio. Nella mia cucina i due ingredienti di partenza per raccontare soprattutto una memoria, un profumo, deriva da due ingredienti che tante volte si possono quasi non amare o avere anche dei pregiudizi. La cipolla, che abbiamo visto già nelle altre puntate, dove è quella che smussa gli angoli, per cui crea dolcezza, e l'altro è legato all'aglio. L'aglio io la vedo una nota musicale all'interno della cucina, per cui sa diventare mare, sa diventare terra. Dico questo perché il piatto che andremo a preparare è il risotto alla marinara. Quando si parla di marinara, tante volte si pensa che ha a che fare col mare, a che fare col pesce. In realtà vi farò riflettere cosa c'è come ingrediente nella pizza alla marinara. Ecco, l'ingrediente principale è l'aglio, perché l'aglio, come dicevo prima, sa diventare mare. Per cui insieme al pomodoro, insieme in questo caso insieme al prezzemolo, insieme all'acciuga sottosale, evoca proprio il mare. Una cucina legata all'illusione, legata a una cucina povera, sostenibile, dove il povero, quando non aveva l'ingrediente, oppure in una stagione, quando non c'era l'ingrediente del pesce, chi cucinava simulava il mare attraverso l'aglio. Per cui adesso andremo a creare un risotto alla marinara che in realtà non c'è il pesce, ma profumerà di pesce, come la pizza. Prendiamo in questo caso l'aglio e lo tagliamo a falde. Dicevo prima, è una nota musicale all'interno della cucina, per cui per tirare fuori il profumo del mare deve essere dorata al punto giusto, proprio quasi deve leggermente disidratarsi, per poi aggiungere il pomodoro. In questo caso è il pomodoro pelato, perché rispetto alla passata è, diciamo, un po' più grezzo, più rustico, come si fa solitamente in una casereccia di una pizza o nella marinara. Ecco, andiamo a scaldare la padella con l'olio e l'aglio, aspettando che comunque l'aglio inizia a dorarsi. Vi faremo vedere qual è il punto importante. A volte dice che l'aglio non mi piace, no? L'aglio magari non piace quell'odore. E sento una nota musicale, io dico così scherzando, perché il cuoco ha stonato la nota e sento proprio una nota importante nella cucina. Magari un risotto alla che c'è il pesce si può chiamare alla pescatore, perché quando si dice alla marinara per me evoca la pizza, per cui evoca che non c'è il pesce. Ecco, io preferisco di perdere quei due minuti in più, di non abbandonare il tegame, perché proprio un attimo che l'aglio si brucicchia e poi tira fuori un altro profumo. Ecco, vedete come inizia già a dorarsi nelle punte. Ecco, quando sentirete anche questo profumo quasi di doratura, iniziamo a toglierlo dal fuoco. Iniziamo a mettere proprio il pelato. Ho utilizzato anche la padella, proprio perché la marinara, una salsa abbastanza veloce, non ha bisogno di gran lunga cottura. Mi piace molto seguire quei gesti domestici, come vi dico, cioè utilizzare la forchetta. Se riuscite, visto che schiacciate con la forchetta il pelato, allo stesso tempo schiacciate anche l'aglio, così non si vedrà, ma creerà quel profumo autentico. Abbassiamo leggermente la fiamma. Come vi dicevo prima,
Nella mia cucina utilizzo il gambo di prezzemolo al posto della foglia, che adesso prepariamo un pochettino. Mettiamo anche un po' di sale. L'aglio è una nota musicale all'interno della cucina. La padella in questo caso è uno strumento. Lo strumento dove deve in qualche modo raccontare e esprimere al massimo quella nota, dandogli quel profumo che noi andiamo a cercare. Allora è anche carino in questo caso, avendo le giuste proporzioni della ricetta, cucinare il riso direttamente nella padella, come fanno anche gli spagnoli con la paella. Ecco, proprio nello stesso tegame, come se fosse un sauté di pesce, come se fosse un sauté di cozze. Ecco, tiriamo fuori attraverso anche il gesto un'illusione. Ecco, la marinara in questo caso nella cottura del riso, poi vedremo, non mettiamo assolutamente nessun brodo, ma lo cuciniamo con l'acqua. Vedete, andiamo a buttare il riso. Aggiungiamo, man mano che si riduce l'acqua, dell'acqua. Ecco, nell'attesa che il riso cuoce, andiamo a preparare la parte croccante, per cui questa cialda di formaggio utilizzando una microplane. Togliamo il cerchietto perché il metallo non fa bene al microonde. E lo mettiamo per un minuto, a metà cottura lo tiriamo fuori, mettiamo l'acciuga e gli diamo altri 30 secondi di cottura. Dopo la cottura, avete visto, abbiamo creato una cialda che somiglia quasi a una rete da pescatore. Ecco, la mettiamo da parte e completiamo la cottura del riso. Ecco, dopo 12 minuti circa il riso è pronto e possiamo già andare a impiattarlo. Sto utilizzando la forchetta perché è proprio anche un modo anche giocoso, come da bambini si modellava il riso. Completiamo con dei gambi di prezzemolo. Un po' di polvere di pomodoro.
mettiamo filo d'olio. Ecco, abbiamo concluso con questo risotto alla marinara, dove avete visto quasi l'illusione di un piatto che in realtà prende il nome dalla pizza, e ci troveremo alla prossima puntata parlando di una minestra, in questo caso di vero pesce di crostacei. Alla prossima!